Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Electric Motor News. Vedete alle mie spalle DHL Valencia E-Prix 2021, ovvero gara numero 74, gara 1, e numero 75, gara 2 della storia di Formula E, che tradotto alla stagione 2020-2021 sono la gara numero 5 e la gara numero 6. E abbiamo una grande novità perché è stato pubblicato il calendario per tutto il resto della stagione che, come sapete e come avrete letto sicuramente, andrà dopo Valencia a Monte Carlo, dopo si andrà a Puebla nel Messico, poi ci aspettano le gare di New York, Londra e Berlino, e così finirà con 15 gare questa stagione 2020-2021 del campionato mondiale di Formula E. E noi chiaramente da qui da Valencia vi informeremo e faremo delle interviste, come di consueto, dei protagonisti di questa nuova gara della categoria dei monoposti elettrici.